tutto pronto per il torneo Open Maschile Città di Fossombrone, l'evento tennistico più importante dell'anno per il centro Italia della categoria Open, giunto all'ottava edizione. In programma nella splendida cornice del circolo tennis della città dal 14 al 22 giugno, torneo di portata nazionale. Diverse le novità di quest'anno, come la riduzione della durata dell'evento che si concentrerà in 8 giorni. Un torneo unico nel territorio, organizzato con il patrocinio del comune di Fossombrone, continuando così il percorso di promozione dello sport e dell'immagine della città. Quest'anno, insieme con Pesaro 2024, capitale italiana della cultura. È uno dei tornei più importanti per la nostra città, in particolare per questi giovani ragazzi che si approcciano a questo sport, e in questo momento il tennis vede proprio il massimo della partecipazione, soprattutto di questi piccoli ragazzi che per la prima volta mettono nelle mani una racchetta, e per loro vedere questi personaggi, cioè questi atleti che così importanti vengono a giocare anche questi match, è veramente una grande soddisfazione. Durante il torneo ci saranno anche degli eventi conviviali, giusto? Sì, esatto, in questa settimana abbiamo organizzato 2-3 eventi conviviali con i più importanti sponsor locali, dove appunto abbiamo allestito nel nostro giardino, che è un po' la chicchetta di questo circolo, dove appunto ci saranno cene e quant'altro. Comunque non vi svelo niente, perché troverete tutto nei nostri social. Quali sono le novità di quest'anno? L'edizione di quest'anno ha delle grandissime novità. Innanzitutto è limitata solo al circuito maschile, il montepremio è stato innalzato e con delle limitazioni per quanto riguarda i giocatori professionisti di seconda categoria. Come sarà suddiviso questo montepremi? Sì, il montepremio è suddiviso dal vincitore primo classificato fino ad arrivare agli ottavi di finale. Tutti i giocatori che entreranno agli ottavi di finale avranno, oltre al montepremi, diritto all'ospitalità, che penso che sia un grandissimo valore aggiunto per i fuori regione. E in questi anni, e soprattutto in questo anno, abbiamo ottenuto quelli che sono stati i risultati che ci immaginavamo di poter avere. Anche a livello regionale, Elisabetta Cucciaretto agli ottavi di finale, Roland Garros, Luca Nardi, numero 70 del mondo, poche settimane fa ha battuto il numero 1 al mondo. Diciamo, sono tutti risultati derivanti da tanta attività, tanta passione e tanto lavoro. E oggi ne traiamo conseguenze, avendo una visibilità eccezionale, forse addirittura più del calcio, sulle prime pagine di tutti i giornali, e probabilmente sull'apertura anche dei telegiornali più importanti a livello nazionale.